Allora, come sarebbe se la sigaretta analogica fosse una donna? Ecco una possibile conversazione. Ti volevo dire una cosa. Lo so che siamo stati per un po' di tempo assieme, però devo dirti che è finita. Madonna beata, ma che cazzo vuoi? Dimmi qual è il problema! Cos'è che faccio? Piango? Non posso! È 3 anni che ci stavo assieme e mi ha lasciato per una sporca puttana, ok? No, non ce l'aveva con te, no. No. Vuoi? Che cazzo ti ho fatto? Io avrei tutti i motivi di sto mondo per staccare la faccia a lei e andare a far casino da lui, piangere! Anche spaccare la faccia a te perché stai dicendo solo boiate! Ma no! Mi faccio i cazzi miei! Piango! Mi fanno domande! Rispondo! Dico quello che è successo! Non mi invento niente! Spiegami che cazzo vuoi te! Che discorso di merda che è! Spiegami! Tu che mi hai fatto? Tu che fai a tutti? Fai venire il cancro a tutti quelli che ti circondano, a tutti quelli che vogliono stare con te. Tu sei meschina e poi non urlare con me. Urlo, sì, mi innervosisco perché tutto potete dirmi, ma no, ste cose perché non è colpa mia, io non ho fatto un cazzo. Lo so che non è colpa tua, lo so che non è colpa tua. Ti hanno creata così. Ti hanno creato per distruggere gli altri, ma ormai con questa è tutta un'altra storia. E non mi farà del male. Che cazzo vuoi? Questo voglio sapere. Vieni da me che ne parliamo, vieni. Io non ho problemi. Anzi. È qua che ti sbagli, perché io non verrò più da te, perché c'è lei, e lei è la mia goduria adesso. E so con certezza che lei non mi farà mai male.